Ragazzi e ragazze, rieccoci qui su Minecraft Bedrock Edition. Allora, ragazzi, ecco, finalmente. Mio Dio, quando si lagga un po', Il problema è che va un po' lento. Oh, dimmi che. No, dimmi che il problema. Sì. Oh no, si sì. Rallenta un po' il gioco. Si sta laggando. Oh no. Ok, ho qua. Qua dovrebbe esserci poco il problema, ok. Speriamo per il meglio. No, qua allora. Magari. Ecco, provo a fare un salto. O provo ad andarmene via. Ecco, qua c'è poco questo problema. Oh no, sta laggando, ragazzi. Non mi immaginavo questi problemi che avvenissero nel gioco, ragazzi. Magari fosse. Ecco, adesso un po'. Oh mio Dio. Ok, aspettate ragazzi. Ok ragazzi, allora non dovrebbero esserci più problemi, anzi, si notano poco per il momento, ok. Per il momento, ecco, forse era un problema nel rallentamento, forse quando alzavo, ecco, quando alzo la testa che si verifica o no. Sono caduto, ecco qui. Vabbè, comunque, allora. Dato in tutte queste case danneggiate. Poi non so se i creeper, non c'è, cioè, voglio dire, i villager ritorneranno in questo villaggio. Ma credo che, dato che lo sto distruggendo, sarà improbabile che ritorneranno in questo villaggio. E ragazzi, sto consumando lentamente questo villaggio, ragazzi. Ma ormai tanto non c'è niente da fare. Cioè, non c'è niente da fare perché tanto adesso i villager sono tutti andati misteriosamente. Poi i villager mi sembra che siano capaci di riprodursi moltissimo, mi sembra. Cioè, si riproducono molto velocemente. Non lo so, non me lo ricordo. Ok. Comunque, ecco, qua ci sono i blocchetti. Oh, il mio gatto. Scusate, ragazzi, c'ho la mia gatta qui in camera che probabilmente potrebbe disturbare, però spero che non disturbi tanto. Ok, per il momento allora prendiamo ancora un po' di blocchi. Eccola, cosa c'è? Ok, perfetto, perfetto. Allora, quindi utilizziamo i blocchi. Te, pecorina, c'è fame, eh? Ok, perfetto. Ok. Volevi salire, eh? Volevi, eh? La pecora vuole salire, eh? Beh, vedo che funziona anche per le pecore questa cosa. Sarebbe figo se mettessero una mod su Minecraft, un nuovo aggiornamento dove ci sono le pecore zombie o quel che è. Sarebbe carino, insomma. Oh, fate allora. Ci sono, non so, mi sembra che ci siano anche i villager. Vabbè, a parte che ci sono. Mi sembrano nel Nether, non so tanto bene. Mi sembra che ci siano i pigmen zombie, mi sembra, nel Nether. Quelli lì mi interessano i pigmen. Oh no, qua non. Ecco. Ecco qui, dobbiamo proprio andare. Ecco. Tanto ormai tutte queste case sono abbandonate. Tipo la terra dopo l'uomo, per chi conosce il documentario. O forse solo l'unico umano che conosce il documentario. Vabbè. Sto usando tutto quel che c'è nel villaggio. Sto un po', insomma, sto un po' facendo il cattivo. Allora, perché sto distruggendo delle case. Tutto il lavoro dei villager per costruirle. Vabbè, eppure sto distruggendo per creare, insomma. Sto distruggendo per creare. Perché io voglio creare una fortezza
la mia casa. Ecco qua. Infatti. Poi dopo metterò fuori qualcosa in giro. Magari metterò anche la fornace, quel che è. E qua, ecco. Magari pianterò anche degli alberi qui, ecco. Perfetto. La mia costruzione, la mia fortezza sta prendendo forma. Bene, ragazzi. Oh, a parte che qua ci sono questi alberi che stanno rompendo le scatole. Allora. Oh, cavolo, qua un po' crasha, insomma. Ecco, qua c'è il tetto. Cioè, non il tetto, voglio dire il camino. Perdonatemi per questo errore. No, qua, questi magari, ecco. Utilizziamo. No, aspetta, però non credo che riesco a prenderli, ecco. Magari li prendiamo alcuni da qui. Qua è più facile prenderli. Poi, prima o poi, ruberò anche tutta la quercia, tutta la quercia e il tetto che ha costruito il villager. Magari ne farò qualcosa, insomma. Ecco qui. Perfetto. Ah, forse la pecora c'ha fame. No, la carota forse non mangia le carote. Si ciba solo di terra la. Si ciba dell'erba la carota. Cioè, la pecora si ciba di erba. Quello che volevo dire. E non cose assurde. Ok. Nice. Perfetto. Stiamo per fare la nostra fortezza. No, che due scatole questa cosa. Oddio, ragazzi. Sti problemi. Ok, ragazzi. Allora, a parte che sempre ci sono questi errori che faccio, che talvolta senza volerlo esco dal gioco e si blocca cioè deve ricaricare. Ok. Oh, ok, qua le togliamo un po'. Ecco, qua ho preso un bastone. Magari potrei finire qua il video dopo aver completato qua. O magari inizierò a completarla un po' da solo. Per il momento il lavoro sta procedendo bene. Tanto questa qua che ho costruito la lascio qua così posso avvistare o le streghe o i nemici che mi danno fastidio. Ok, a parte che prima lì c'era un Enderman che io ho paura degli Enderman, quelli sì che mi fanno veramente paura perché sono tutti neri, scuri. Ah, qua c'è il vetro che tanto si frantuma, ecco, si frantuma. E poi se prendo ogni contatto visivo, poi il loro verso è inquietante. Ok, sto anche finendo il piccozza, ecco. Quindi, ecco, perfetto. Ho finito il piccozza, mettiamo gli ultimi blocchi aprendo questa porta. Sperando che, ecco, non si buggy. E dai, ecco. Perfetto. Ecco qua. La mia casa sta prendendo forma. Mi piace un po' questa fortezza che circonda la mia casa. Potrebbe anche essere utile, sinceramente. Già sarà un'ottima difesa contro gli attacchi delle streghe o di creeper o di altre cose. Così i creeper non vengono a rompermi le scatole e sono al sicuro. Perfetto, ragazzi, la mia casa sta prendendo forma, ragazzi. Sta prendendo forma. Poi non è mica male una fortezza, insomma, qualcosa che protegga la mia casa. Poi non è che proprio faccio una fortezza, anche nella vita reale ci sono case che hanno tutta quella mura e anche la porta. A parte che quella porta dovrebbe essere una sorta di cancello, quella lì. Oh. Vedo che la mia gatta c'ha ancora fame. Vabbè. Spero che non vi dia fastidio. Che la mia gatta non possa darvi fastidio. Tanto non sto facendo un video con webcam, ma lo sto. Oh, no, è vero. Che sciocco.
Ero indaffarato e mi sono dimenticato che stavo, sì, cioè, si era rotto il piccozzo. E già sta facendo notte. Allora, ragazzi, magari termino qua il video, ragazzi. Entriamo in casa mia e poi per i fatti miei finisco la fortezza e ve la mostrerò. Ok. Allora, entriamo qui dentro. Perfetto. Ok ragazzi, il video termina qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Allora, per i fatti miei finirò il muro che circonda la mia casa, in modo che i creeper e gli zombie non vengano più a rompere le scatole. In questo modo un po' sarò più al sicuro e poi sinceramente mi piace questa idea che ho progettato. Comunque ragazzi, il video termina qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere in un commento cosa volete che porti sul mio canale. E comunque, se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete mi piace e mettete anche dislike per quelli che non accettano il video. Vabbè. Comunque, e se volete, potete anche iscrivervi al canale se volete. Comunque, ragazzi, anche attivate la campanella per gli avvisi. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!